Buongiorno amici e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con l'oroscopo. Queste le previsioni di Paolo Fox, segno per segno, per la settimana dal 20 al 26 febbraio. Ariete, in questi giorni vi piange un po' il cuore. Chi è single fatica a trovare l'amore e chi è in coppia ha dubbi sulla durata del rapporto. Meno male che il lavoro porta buone notizie dopo una serie di alti e bassi. Toro, non vi fermate mai e in questi giorni per voi non ci sarà un attimo di tregua. Attenzione a non sfogare le vostre frustrazioni e la vostra stanchezza su chi non lo merita. L'unica vostra alternativa è resistere. Gemelli, con il supporto di Venere, in amore andrete a colpo sicuro. Per i single questo è il momento migliore di fare la prima mossa, ma anche chi è in coppia ritroverà giorni di passione e una possibilità di riavvicinarsi al proprio partner. Cancro, tanto ottimismo, il cielo è dalla vostra parte e si vedrà. Sarete baciati dalla fortuna 7 giorni su 7, sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale. Tenete gli occhi ben aperti per sfruttare queste occasioni. Leone, la posizione della Luna in questi giorni inasprisce purtroppo le vostre beghe amorose. Questo non è il momento di lasciarsi andare a discussioni pesanti, perché potreste essere fraintesi. Vergine, i movimenti degli astri vi favoriscono, sfruttate al meglio questo periodo positivo. La vostra fatica sta cominciando a raccogliere i suoi frutti, andate avanti per la vostra strada. Bilancia, è in arrivo un periodo di confusione. Non avete chiaro che cos'è che volete veramente, ma non lasciatevi lacerare dai dubbi. Questo è un ottimo momento per distrarsi. Scorpione, settimana sul filo del rasoio. In amore incontrate ostacoli su ostacoli e anche in campo lavorativo avrete moltissimi impegni. Dovete trovare un momento per rifiatare e ripartire da zero. Sagittario, settimana per voi in ascesa. L'influenza di Marte innalza il vostro spirito e sarete carichi di energia e di entusiasmo. Attenzione solamente ad una cosa: non riponete la vostra fiducia in persone che non lo meritano. Capricorno, la vostra settimana sarà guidata dal cinismo. Fate buon viso a cattivo gioco e non date peso a quello che dicono. Ci saranno dei rari momenti di relax che potrete sfruttare per ricaricare le pile. Acquario, nei prossimi giorni sarà un saliscendi continuo, giorni grandiosi alternati a giornate da dimenticare. Questo ritmo altalenante vi stresserà un pochino, ma non lasciatevi ingrigire, passerà. Pesci, questi giorni saranno ideali per ritagliarvi dei momenti con la vostra famiglia. Non sono giorni però per i vostri facili egoismi. Hobby e progetti personali potranno aspettare.